pioggia che cade in questa via, lo sai, lo sai. Vita mia, domani, domani, che cosa vuoi che sia adesso? Vorrei solamente chiedere un istante, un aereo notturno che scivoli sul blu di questa mia notte. Porti pensieri invisibile, esattamente come io, non so più, però dovunque fossi. Bravissima Serena, brava Mia Martini, è stata ospite degli Oscar di Telemolise. Serena Minicucci ha pochissimo dall'inizio di Telemolise nel cuore, il Gran Galà, terza edizione, allora l'emozione c'è tutta, però fino ad un certo punto. Sì, cerchiamo di controllare l'emozione, anche se c'è molta. C'è molta emozione, però come dici tu ti vedo abbastanza, come dire, controllata, governata. Allora, possiamo dare delle anticipazioni sulla tua esibizione, anche perché ormai la sorpresa è finita, non sveliamo più nulla. Che cosa ci regalerai, Serena? Porterò dei brani di due artiste italiane che hanno fatto la storia della musica italiana, Mina e Mia Martini. Però i titoli non li sveliamo. Va bene, i titoli non li sveliamo e siamo d'accordo, però già citare Mina e Mia Martini, insomma, sono due mostri sacri della musica italiana. Insomma, ci vuole una certa voce, una certa tonalità. Ci proviamo, facciamo del nostro meglio. Sarai accompagnata da Simone Sala al pianoforte? Sì, molto probabilmente sì, se riusciamo a fare una prova, perché ha avuto qualche imprevisto e farà un po' di risalto, però credo di sì. Ma ti abbiamo sottratto alle prove, quindi? Sì, sì. Va bene, allora abbiamo anche un po' disturbato fino a un certo punto. E allora, Serena, che dire, l'in bocca al lupo più sentito e siamo sicuri che ci regalerai un'ottima performance, perché sei brava e collabori anche con artisti di caratura nazionale. Sì, grazie per avermi invitata. Crepi il lupo e buona serata, buon ascolto a tutti. Allora, quando si dice beato fra le donne? Beato fra le donne nel backstage di Telemolise nel cuore, il Gran Galà, terza edizione, e sono beato fra le donne perché alla mia sinistra, ringrazio Francesco Di Rienzo, c'è Lorena Di Pasquo, la nostra amica stilista di Bagnoli del Trinio. Buonasera Lorena. Buonasera e grazie anche quest'anno per avermi dato questa opportunità e ringrazio ovviamente Miss Molise per essere disponibile nell'indossare i miei abiti. Allora, anticipato l'ospite alla nostra destra, alla sinistra della telecamera, Sara Bucci, Miss Molise 2017. Buonasera a te. Buonasera, è un onore per me essere qui con voi. Non vedo l'ora che inizia la serata e vediamo quello che succede. E per me è un onore, ringrazio io te per poter avere l'onore di indossare i tuoi vestiti. Allora, Sara Bucci, Miss Molise 2017, indossa gli abiti di Lorena Di Pasquo, quindi About Lore, giusto Serena? About Lore 15, lo faccio dire a Lorena. Sì, About Lore 15, ovviamente i miei abiti, colgo l'occasione per ringraziare sempre Luna Mora per la collaborazione, per la disponibilità che
che mi offre sempre nell'esporre i miei abiti nella propria boutique. Allora, diciamo che abbiamo scelto di fare questa intervista a ridosso della porta d'ingresso del ristorante Coriolis. Non è stata evidentemente troppo una felice idea, perché c'è un grande via vai, essendo a pochissimi minuti dall'inizio del terzo galà di Telemolise nel cuore, e quindi entrano spifferi di ondate di aria gelata. Allora, non possiamo anticipare quello che farà sul palco di Telemolise nel cuore la nostra Sara Bucci, ma possiamo anticipare, evidentemente non c'è nulla di male, i vestiti che ha preparato Lorena Di Pasqua. Ok, io dovrò indossare due abiti bellissimi, però preferisco non svelarvi nulla su come saranno. Va bene, allora, come vedete, cari amici del backstage di Telemolise nel cuore, il riserbo lo vuole mantenere Miss Molise, e allora io faccio un tentativo con Lorena Di Pasqua. Vediamo se questo riserbo può essere interrotto. No, ma io poi alla fine non so. Tanto li vedremo i tuoi abiti addosso a Miss Molise. Sì, no, anche perché descriverli non sono brava alla descrizione, preferisco farli indossare e far parlare l'abito indossato da Miss Molise. Va bene, e allora non ci resta che aspettare. Ringraziamo Miss Molise 2017, questo titolo che ti ha sicuramente onorato e insignito. Sì, ringrazio io voi per avermi invitato qui e vi auguro buona serata. Ci vediamo dopo. Michele Falcione, presidente dell'Associazione Talenti Artisti Molisani, ci prepariamo a brevissimo a vederli questi Talenti Artisti Molisani, allora? Assolutamente sì, manca poco, le prove ormai sono state effettuate, siamo davvero contenti, ringrazio Telemolise, il direttore Antonio Di Lallo per averci concesso questa opportunità, anche perché continuo a ripetere da anni, di talenti artisti ce ne sono tanti a nostra regione, bisogna portarli alla ribalta per dimostrare che il loro lavoro in tutti i campi ha comunque un senso, un loro significato, e speriamo questa sera di darne una dimostrazione. Bene, e questa è la terza edizione, è stata ed è il Gran Galà di Telemolise, una vetrina davvero fenomenale, direi, per i talenti e gli artisti molisani, ma anche per le personalità del mondo dello sport e non, che appunto portano avanti il nome di questa piccola regione, ma piena di cervelli, lo possiamo dire? Assolutamente sì, è un galà che racchiude il mondo sportivo, il mondo della cultura, e quindi ovviamente vedere persone premiate per quello che hanno fatto nell'ambito dello sport o premiate nell'ambito della cultura è sicuramente un piacere, quindi devo dire che nonostante il grande lavoro che viene fatto ogni anno, i mesi prima, alla fine è una vetrina che è sempre riuscita, è una vetrina che piace alla gente, anche perché poi è bella l'attività agonistica, ma anche è bello poi sintetizzare quello che un campione sportivo o un artista è riuscito a fare, quindi speriamo davvero di essere all'altezza della situazione, lo saremo, e soprattutto che la gente possa divertirsi. Ed è bello questo connubio Telemolise Associazione Talenti Artisti Molisani, che è un sodalizio che si stringe sempre di più nel tempo. Sì, ripeto, ringrazio Telemolise, la direzione sportiva e il suo direttore, collaboriamo sempre molto volentieri con Telemolise, che ci dà questa opportunità, ma credo poi che per portare alla ribalta un artista alla televisione sia la prima cosa, perché ovviamente ore e ore di prove nelle sale da ballo o negli ambienti sportivi, poi ovviamente è la televisione che va a veicolare queste iniziative e questi numeri che porteremo questa sera. Bene, noi non sappiamo nulla di nulla della scaletta, quindi Michele ci dirà, è vero che non ce lo dirai qualcosa di chi sta facendo le prove, ce lo dirai o non ce lo dirai? Ebbene no, non posso, quindi rimaniamo con il segreto più totale. Allora, con Sara Calaf che cosa dobbiamo fare? Anche perché noto la presenza del nostro operatore Fabio Boscarino. Allora mi chiedo, cosa devi fare con questa scatola di Gaetano Vitiello Papillon e con Fabio Boscarino soprattutto? Salve. Allora, buonasera, praticamente ho l'onore di far indossare questo papillon della linea di Gaetano Vitiello, che è un'esclusiva della mia gioielleria Calaf Preziosi, ed è un papillon completamente realizzato a mano, sia dal tessuto al cameo. In questo caso abbiamo un papillon in seta rossa
con il cameo inciso, diciamo un portafortuna che ci sta bene anche con questa serata di gala, insomma. Certo Sara, io non è, ecco, possiamo tirarlo fuori dalla confezione perché è davvero singolare. Ho detto, la produzione è di Gaetano Vitiello, questa ditta che praticamente hai solo tu a Campobasso, ma non è che ne ho visti molti con questo portafortuna al centro, giusto? Esattamente. C'è un'originalità. Sì, praticamente, ripeto. Chiedo scusa se interrompo, puoi farlo indossare, puoi parlare e farlo indossare a Fabio Boscarino. Allora, praticamente, ripeto, sono dei papillon completamente realizzati a mano, sia dal tessuto alla lavorazione del cameo. Come potete vedere è elegante, ma soprattutto originale. Non ce ne sono uguali in giro e ci tengo a dire che è completamente made in Italy, assemblato in Italia e soprattutto inciso da artigiani italiani. Difendiamo il made in Italy, acquistiamo la qualità. E soprattutto, voglio dire, Fabio è un bell'uomo e gli sta d'incanto, voglio dire, che gli posso portare fortuna per questa serata. Va bene, su Fabio è un bell'uomo non mi posso pronunciare, posso concordare, va bene, diciamo. E allora Fabio, lo dovrai tenere tutta la serata con grande piacere. Con grande piacere, tutta la serata, e speriamo che porti fortuna e che vada tutto bene. Se c'è il portafortuna, porterà fortuna. Eccolo qui il portafortuna.